Non avete ricevuto niente, vero? Intendo i pasti pronti. No, non è arrivato niente neanche a me. A proposito, perché gli altri sono ancora dentro? Già, stanno tramando qualcosa. Ma che cavolo? Perché ho un brutto presentimento? Perché lui ha un braccio sulla spalla di... Piano 7, ti senti bene? Sto per annunciare come andranno le cose d'ora in avanti. Al momento ci restano circa 160 ore. Fino alla data finale stabilita, il vostro obiettivo è conservare le ore sul tabellone. In altre parole, dovrete guadagnare 24 ore al giorno, proprio come prima. Ehi, andiamo, ma che succede? E che cosa intendi con il vostro obiettivo? Non siamo tutti coinvolti nello stesso modo. Ci state ordinando di guadagnare tempo mentre voi non fate un bel niente. Cavolo, non può essere. Piano 7. Non è così, vero? Beh, potete scegliere di rifiutarvi. Lasceremo a voi la decisione. Tuttavia, non vi saranno forniti i pasti. Volete farci morire di fame? Così il gioco finirà. Non vi lasceremo morire. Tutti sanno che cosa significa. Ci daranno da mangiare quel tanto che basta per non farci morire. Siamo stati 3 giorni senza mangiare, quindi sappiamo tutti quanto terribile sia questa minaccia. Se guadagnerete tempo partecipando ai giochi, sarete premiati con una moneta. Acqua e pasti pronti costano una moneta l'uno. Anche gli oggetti acquistati attraverso il montacarichi nella piazza vi costeranno monete. Una moneta equivale a 3 ore. Perciò riceverete una moneta per ogni 3 ore che guadagnerete. E se non guadagniamo tempo? In quel caso non riceverete alcuna moneta. Pazzi bastardi, cos'è? Una presa per il culo! Piano 2, ferma! Ti sfido, fa un altro passo. Questa è quella della polizia, non pizzicherai, basta. Non occorre pensarci troppo. Per poter comprare un pasto pronto e una bottiglia d'acqua vi servono 2 monete in tutto. Dato che una moneta vale 3 ore, per superare una giornata senza problemi vi basta guadagnare solo 6 ore al giorno. Come avete potuto constatare finora, 6 ore a persona non sono poi così difficili. Sta dicendo che non mangeremo se non guadagneremo tempo. Non l'hanno solo portato dalla loro parte, è diventato il loro lacchè, pronto a salassarci. Andiamo, dai, piano 7! Non trovi che sia un po' eccessivo? Abbiamo sempre lavorato tutti insieme. Non capisco per quale motivo all'improvviso dovremmo fare tutto noi. Sì, sì, ha ragione. Dov'è il vostro senso di umanità? Siamo tutti una squadra finché restiamo qui dentro. In pratica state dicendo che volete sfruttarci. Brutto pezzo di merda! Credevi che stessi scherzando? Qualcun altro vuole dire qualcosa? No! Piano 1! È tutto troppo crudele, non ce la faccio a guardare. Guarda quanto tempo abbiamo guadagnato! Non è cambiato nulla. Siamo entrati tutti qui per i soldi. E ce ne andremo con una somma che non avremmo mai guadagnato fuori da qui. Adesso dovrete solamente lavorare un po' più del solito per raggiungere quell'obiettivo.